Amor, vengo por el hotel.
Attenzione, attenzione, attenzione! Scusate, attenzione! Santa Barbara oggi ci spinge ad una riflessione su cosa significhi essere di Dio, appartenere a Lui, accogliere la sua irruzione nella storia e nella vita di ognuno. Essere di Dio, sull'esempio di Santa Barbara, significa accogliere la propria vita e quella degli altri come dono, come opportunità, come possibilità di incidere e di cambiare il corso delle cose, anche mettendo a rischio la propria vita pur di far trionfare il bene. Appartenere a Cristo, sull'esempio di Santa Barbara, significa avere un cuore libero da donare all'unico Dio e Signore, fidandosi di Lui e facendo in modo che Dio si fidi di noi. Accogliere l'irruzione di Dio nella storia e nella nostra vita, sull'esempio di Santa Barbara, significa accogliere una venuta dirompente, ma anche discreta e dimessa, che lascia spazio alla libertà dell'uomo. Libertà, ahimè, spesso devastante e spietata, perché l'uomo non la sa usare bene. In questi giorni, mentre riflettevo sulla vita della nostra patrona, per offrirvi poi un pensiero che restasse nelle nostre coscienze, vedevo in lei, nel suo sacrificio e nella sua caparbia fortezza, una sorta di incarnazione di una pagina del Vangelo di Luca, nella quale un giorno Gesù ebbe a dire: «A chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione? A chi sono simili? Sono simili a quei bambini che, stando in piazza, gridano gli uni agli altri: vi abbiamo suonato un flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto». Ossia la nostra personale disponibilità a lavorare non per i propri interessi, ma per il bene della comunità, per renderla più umana, più civile, più vivibile. Nella nostra esperienza può accadere proprio come accade ai bambini, che le parole non si accordino con la musica, che la musica non si accordi con i nostri sentimenti reali, che i sentimenti non si accordino con le azioni e che le azioni non siano il frutto di un progetto a lungo respiro. In Santa Barbara, invece, parole e musica erano all'unisono, come pure sentimenti ed azioni che rispondevano all'unico progetto che ha guidato la sua breve esistenza, che era quello di restare fedele al suo Signore fino alla fine.
Questa parola risuona per noi proprio perché non ci accada di restare spettatori muti che non riescono a vedere nulla in quel Gesù che, pur riconoscendosi piccolo, non ha niente di piccino. Certo, noi sappiamo che insieme a tanto male... Cittadini, viva Santa Barbara! Thank you.
Scusate.
Cittadini! Viva Santa Barbara!